Ciao a tutti, belli e brutti. Oggi vi devo parlare di un'altra cosa che mi manda in pappa parecchio il cervello. Per stavolta mi voglio focalizzare su un genere videoludico che io adoro un sacco, ovvero i giochi di guida automobilistica arcade, non i simulativi, solo gli arcade. La domanda che mi sono fatto ultimamente giocando a Need for Speed Payback: com'è possibile che un genere nel 2018 sia arrivato a un punto ad avere feature in meno e a far più schifo di come non lo era all'inizio del 2000? Non mi è chiaro. Non sto parlando né di grafica né di potenza tecnica, ma proprio di meccaniche, di robe che col tempo sono andate a scomparire da questo genere. Prendiamo ad esempio Need for Speed Payback. Tutte le cose che mi fanno storcere il naso. Lo sto giocando, lo sto adorando. Anche perché non c'è niente di meglio nel mondo dei videogiochi di auto arcade attualmente. Payback forse è uno tra i migliori. Prendiamo punto per punto. Need for Speed ha avuto un periodo della saga in cui ci sono stati dei capitoli chiamati Hot Pursuit, che erano specializzati nell'inseguimento polizia e ricerca. Un race and chase, in poche parole. Si è arrivato a un livello, si era arrivato con l'ultimo Hot Pursuit, che era una figata pazzesca, dove la polizia buttava le strisce chiodate, dove le auto di polizia ti facevano proprio le manovre per arrestarti, ed era veramente un dito nel culo sopravvivere. E non c'erano i takedown rubati da Burnout come ora. Problema che ora in Need for Speed Payback la polizia ti corre avanti, invece di... Cioè, ti sperona la cazzo di cane, ti viene avanti, destra, sinistra, ma ti corre avanti! Cioè, proprio a dire, non me ne sbatte un cazzo, non me ne sbatte nemmeno cazzo. Cioè, ti corre avanti e semplicemente sono degli ostacoli da sbattere e far saltare in aria con la tua auto. Non sembra proprio un cazzo di inseguimento. E per giunta, farsi arrestare, ciò che in Hot Pursuit, appena facevi una cazzata, appena sbagliavi una curva, mi ricordo che a Need for Speed Hot Pursuit eri arrestato matematicamente. Mentre in Payback, cioè, devi essere proprio uno stronzo che devi inchiodarti, fermarti, mettere il freno a mano e aspettare con le braccia conserte. Solo così ti arrestano in Need for Speed Payback. E sto giocando a difficile, eh? Non è che sto giocando a facile, che potete dire che... No, cazzo, è difficile. Per farmi arrestare devo sudare quattro camicie. E poi un'altra cosa che mi dà i nervi, cioè, arrivato a un certo punto, quando sto per finire il percorso, la polizia smette di seguirmi. Che cazzo? Cioè, porca puttana! Hot Pursuit era del 2006. L'ultimo Hot Pursuit. Cioè, cazzo, l'ultimo Hot Pursuit, il 3, era del 98 e cioè aveva tutte queste feature. Oh mio Dio, quello del 2010 più o meno le manteneva, però già cominciavo a puzzare. Come cazzo è che abbiamo fatto sto passo indietro in un gioco del genere? Altro punto. Need for Speed Underground 2, che era forse del 2004 se non ricordo male, il parco macchine era sterminato. Ma anche in Most Wanted. Cioè, cazzo, c'era pure l'appunto. Cioè, che ora pagare una moto italiana manco a pagare. Cioè, c'era l'appunto, non c'era la Giulia. Ora c'è la Giulia a pagamento. Ma vaffanculo. Cioè, boh, parco macchine inesistente. Altro punto, le auto non si possono personalizzare. Voi mi direte, sì, possiamo smettere gli sticker, le minchiate là di qua. No, cazzo. Chi ha giocato a Need for Speed Underground 2, ve lo ricordate che cazzo si poteva fare? Si potevano montare quelle inutili sospensioni idrauliche che faceva solo Tamarro. I neon sotto la scocca li potevi fare di qualsiasi colore che ti pareva. Qualsiasi colore poteva gestire un PC, potevi farti i cazzi di neon. Non c'erano quattro colori del cazzo. Gli adesivi potevi mettere un fottio. Poi mi ricordo che c'erano anche giochi di auto che erano arrivati addirittura che tu potevi caricare delle tue immagini, potevi mettere il tuo bel faccione sull'auto. Benemerito cazzo di personalizzazione, tutto standard, quadrato, quattro cazzo in culo. Tutti sponsorizzati, cioè posso mettermi la faccia di Plants vs Zombie. Cazzo me ne faccio dalla faccia di Burnout o il logo di Burnout, cioè quattro cazzate in croce. Il logo di Radio 105, cioè, Madonna mia, che grande varietà. Che schifo. Poi abbiamo avuto giochi come Ridge Racer o anche Burnout, dove i giochi erano arrivati a un livello
in cui il feedback delle sportellate era da paura. Cioè, veramente tu non vedevi l'ora di andare a sbattere contro un'auto per vedere l'altra auto accappottarsi o comunque levati dei coglioni e vado avanti. Cioè, era la cosa più bella di un gioco arcade. Lo facevo pure in Sigarelli, cioè. No, scomparso sto feedback del cazzo. Cioè, sbatti l'auto, non succede niente. Per non parlare della distruttibilità. Cioè, nel 2018 le auto non si distruggono manco per il cazzo. E per giunta i danni non inficiano la guida, cioè sono solo danni estetici, ma quattro cazzate, due graffietti sull'auto. Ma porca puttana. Cioè, in burnout ti frantumavi l'auto e camminavi con quest'auto tutta scassata fino alla fine. Che era una godura. Cioè, io adoravo vincere, finire la gara con tutta sta auto accartocciata, porca puttana. No, l'hanno eliminato. L'hanno eliminato. Cioè, ma so quattro graffietti del cazzo. Cioè, ma porca puttana, ma. Cosa vi costa? Cioè, madonna, abbassate la grafica, che cazzo ne so, ma nemmeno perché. Dai, 50 giga di giochi li fanno uscire ormai, ormai siamo abituati. Quindi, per me, non è una questione di impossibilità tecnica, è semplicemente una questione per me di pigrizia o anche di imposizione delle case automobilistiche che non vogliono che le auto si facciano vedere che si rompano. Ma andate a fanculo. La personalizzazione tecnica è la scalata per il successo inesistente. Quindi via, spacchettamento time! Andata a fanculo! Cazzo, Gran Turismo 1, dopo Gran Turismo 1 e 2, io non ho più visto questa feature in nessun cazzo di gioco. Cioè, te la mettono, ma è una grandissima puttana presa per il culo. Ti migliora un po' le prestazioni quella, ma non lo percepisci veramente. Mi ricordo che Gran Turismo, io c'avevo la Marbella, che cazzo avevo? No, la Marbella, non mi ricordo che cazzo era, una Nissan comprata usata, che si comprava usata Gran Turismo 2. Tu gli montavi pezzo dopo pezzo e vedevi che l'auto andava sempre meglio. Cioè, tipo, che ne so, prima faceva i 150, poi con questo pezzo arrivavo anche a 180, poi arrivavo a 200. Sbandava destra e sinistra perché era troppo potenza il motore, cominciava a sistemare gli ammortizzatori e si addrizzava un po'. E avevi questo senso del progresso che ti faceva dire, cazzo, devo giocare, devo infognarmi che devo migliorare l'auto. Ora è inesistente, cioè. Io posso giocare pure con l'auto base, suderò un po' di più, alla fine, io che so giocare giochi di auto, vinco. Cioè, vinco, cazzo. Devi essere proprio un impedito del cazzo per non vincere una gara con l'auto base. Porca puttana. Poi la storyline, il senso della scalata. Vi ricordate, non so chi ha giocato Most Wanted Underground 2, che parte essere uno stronzo sfigato X, che poi piano piano fa la scalata fino a diventare il grande dio delle corse. Oh, cazzo, da Need for Speed, Need for Speed Payback è inesistente. Tu parti già che sei già il più grande figo delle corse. E che cazzo ci gioca a fare se sono già il più grande figo delle corse? Porca puttana. Cioè, tu parti già che sei il mago delle corse. Cazzo vuol dire sono già il mago delle corse? Cioè, io devo vivere l'esperienza, porca puttana. Jedi. E così tutti i giochi di auto arcade ora e tutti i giochi in generale. Cioè, parti già che sei un gran figo. Cioè, il gioco è proprio che tu sei l'ultimo degli sfigati e piano piano, salendo di livello, diventi un figo. Vedi tutta l'evoluzione. Un esempio simile è tipo un GTA vecchio, GTA 4, GTA 3, che tu eri l'ultima ruota del carro, della malavita. Piano piano, scalando, diventi il boss del gioco. Cazzo, il senso dell'evoluzione, dove cazzo l'avete messo? Dove? Nel vostro buco del c***o. Cioè, addirittura in Need for Speed Payback, parlando dell'evoluzione della storia, abbiamo tre stronzi che non ne fanno mezzo di carisma di tutti i personaggi nominati nelle vecchie serie. Cioè, nelle vecchie serie mettevi il tuo nome e cognome e facevi sta cazzo di scalata. Cioè, qui abbiamo questi tre stronzi che a carisma non ne fanno manco uno dell'innominato degli altri giochi. Ma dai, come stiamo messi nel 2018? Tornando alla storia della distruzione, ma quanto cazzo è noiosa la distruzione, cioè, sembra tutto scriptato, tutto già fatto, tu palle, cioè, burnout, veramente tu percepivi quella cosa della distruzione, porca puttana. Destruction Derby del 98, anzi del 97,
il primo Destruction Derby, e aveva più feedback nella distruzione, cioè veramente ti veniva voglia di spaccare le altre auto. Invece qua, pom, 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 boom. Due palle. Un'altra cosa, i pedoni. Madonna mia. I pedoni. Cioè dei pezzi di piombo che tu li vai a sbattere contro, impassibili. Non gliene sbatte un cazzo, cioè minchia, sono tutti Luke Cage, sembrano. Cazzo è, sembrano Hulk, cioè gli vai a sbattere contro. Si rompe la tua auto, ma loro no. Cioè gli esseri umani, quando vengono sbattuti, cioè, io rido per non piangere, quando vengono sbattuti dall'auto, impassibili, si rompe l'auto. Ma come cazzo può essere nel 2018 una cosa del genere? Cioè, cazzo, abbiamo avuto fior fior di GTA dove le persone vengono investite da GTA 3 in 3D. Cioè, le persone vengono investite e muoiono. Ok, non volete fare che muoiono. Cazzo, vi ricordate un gioco della Reflection chiamato Driver? Quando andava addosso alle persone, le persone semplicemente si scansavano. Ok, faceva ridere il fatto che si scansava, coincidenza, si scansavano sempre tutti. Però almeno si scansavano, cazzo, era credibile. No, che nel gioco mi ritrovo... degli stronzi impassibili, sbatto contro, non succede niente. Che schifo. Cioè, siamo nel 2018, porca puttana, potevo capire i giochi della PlayStation negli anni 90, che era difficile da programmare una cosa del genere con quella poca potenza di calcolo. Ma ormai, e soprattutto, è stato più dimostrato, cioè, driver. Andate a prendervi driver. Vedrete che le persone si scansano. Cioè, che ci voleva fare sta cosa per rendere più credibile questa roba? Oppure non li mettete proprio le persone? Che cazzo me le mettete a fare se non le volete far investire, non le volete far scansare? Porca di una puttana. E poi i brani musicali. Cioè, io mi ricordo in Burnout o altri titoli. Cazzo, pure GTA, GTA 5, GTA 3, ma pure GTA per quelli in 2D. Tu nella tua cartellina inserivi i brani che volevi e la radio trasmetteva i tuoi brani musicali. Come cazzo è possibile nel 2018 non puoi sceglierti i brani musicali che vuoi ascoltare? Cioè lo facevo pure con l'Xbox. L'Xbox, la 1, la prima Xbox. Lo facevo sto servizio di inserire i brani miei musicali nel videogioco. Come cazzo è che non ci riuscite? È ultima... L'ho messa per ultima, la cosa più che mi fa incazzare dei giochi nuovi arcade. Soprattutto questo cazzo di Need for Speed Payback. Cioè fanno sta mappa mega galattica che è una rottura di coglioni da attraversare. Dove nel mezzo non c'è un emerito cazzo da vedere. Cioè io sto 3 ore col pad alla mano a guardarmi un paesaggio senza persone, senza un cazzo. Cioè può essere che in questa città non cammina nessuno. Cioè porca puttana, un paesaggio più vuoto così non l'ho mai visto. Ma un problema di tutti gli open world moderni. Ma la cosa più assurda è che quando faccio le gare, da punto a punto, non posso sceglierla. Cioè, è un open world, fatemi scegliere dove cazzo andare. L'importante è che arrivo all'arrivo prima degli altri. Cioè, abbiamo visto nei film tipo Fast and Furious o quant'altro, che l'importante è arrivare alla fine. Tranne se non ci sono gare con i checkpoint prestabiliti, e va bene, ci può stare che... Però almeno pure i checkpoint prestabiliti, fammi fare... la strada, il cazzo della strada che voglio in un open world di auto. Solo questo chiedo, fatemi fare la strada cazzo che voglio. Midnight Club 3 del 2005, il fatto di fare la strada il cazzo che mi piaceva per arrivare alla fine al traguardo già era presente nel 2005. Nel 2005 Midnight Club 3 di Rockstar, oltre tutte le minchie di personalizzazioni, quello per me forse è stato l'apoteosi, forse fino a Los Angeles, perché hanno fatto anche il Los Angeles. Midnight Club Los Angeles è l'ultimo gioco capolavoro del genere dopo il nulla cosmico. Mi sono voluto sfogare. Voi che ne pensate? La pensate come a me oppure preferite questi giochi moderni senza troppi fronzoli? Fatemelo sapere in un commento. Io ovviamente non c'ho la verità assoluta, ma fatto sta che mi piacerebbe giocare a un nuovo gioco tipo Midnight Club o un Burnout fatto come Cristo comanda, non con il marchio Burnout, non con il marchio Midnight Club, ma voglio un gioco con le stesse meccaniche che avevano questi capolavori di quasi 12 anni fa. E non riesco a credere che dopo 12 anni possono più fare giochi del genere. Io non ho la verità assoluta, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, se la pensate come a me, oppure siete contrari e ditemi perché
state adorando Need for Speed Payback in confronto ai vecchi giochi arcade. Ciao a tutti e alla prossima. Hai i nervi a fior di pelle, devi rilassarti.